せ俺たちは行く夢のありかへ誰も置いてかないぜ。Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo ancora su One Piece Unlimited World Red. Allora, dove eravamo rimasti? Ah, alla fine dell'episodio 1, un tuffo nel passato, andiamo. Sembra che non siano ancora arrivati. Sono tornata alla nave, ma non sono nemmeno lì. Voi dovete essere il gruppo di cui ho sentito tanto parlare, di certo ne avete l'aria. Di cosa parli? Mi è stato promesso che avreste aiutato a costruire la città se vi avessi offerto alloggio. Ma quando mai te l'ho promessa questa cosa, scusa? Il sindaco mi ha chiesto di trovare dei lavoratori, ma finora non ho avuto molta fortuna. Ecco, un'altra situazione assurda. Nami andrebbe su tutte le furie se fosse qui. Questa è la prima volta che sento parlare di costruzioni in città. Sì, in effetti, non te l'ho mai promesso io questa cosa. Ah, davvero? E quando dicevi che un uomo vero mantiene la parola data? Cosa? Ho detto questo. Anche quei due sembrano uomini veri. Non mi aspetto che uomini così si rimangino una promessa. Dico bene? Ragazza mia, tu con le parole ci sai fare parecchio. Però io non faccio nulla di tutto ciò perché non ho promesso niente a nessuno. Uomini veri? Non mi dispiace affatto essere chiamato così. Allora è fatta. Per prima cosa voglio costruire una taverna. Così la gente avrà un luogo in cui ritrovarsi e la città sarà più viva. Una taverna, eh? Non è una brutta idea, per forza, tu potresti bere tantissimo. Se ti serve un costruttore, lascia fare a me. Sono l'esperto dei cantieri navali. Wahaha. Ecco come si fa a farsi incastrare tantissimo dalla gente, ragazzi. Così, non fatelo mai. Espandere la struttura. Selezione ampia, ok. Allora, apri la taverna. Serve roba che io ho, stranamente, quindi ok. Ah, minchia che velocità. Io ho tenuto i muratori a casa per 5 anni e lei in 5 secondi ha fatto tutto. Ce l'abbiamo fatta. Eccolo qua. Redfield. Ah, questo intermezzo così inutile proprio. Ok. Ah, mi è entrata la sabbia negli occhi. Stai bene? Ora che mi ci fai pensare, un vento caldo e carico di sabbia soffia da questa mattina. Da dove arriva? Sull'isola non c'è nessuna area deserta. Qualche crone di crocodile in arrivo? Andresti a dare un'occhiata per scoprire la causa? Se continua così non potrò stendere il bucato, ma chi se ne frega del tuo bucato, voglio dire? Non avevamo concordato di occuparci solo di costruzioni? Concordato poi, oddio, ha fatto tutto lei. No, Zoro, credo valga la pena indagare. Deve esserci sotto qualcosa. E allora vai tu. Sembri molto sicuro di te. Che cosa te lo fa pensare? Che importanza ha? Andiamo a vedere. Forse ritroveremo gli altri. Eh sì, tanto. Fermo dove sei. Non ho fatto un passo. Le cose che riporti qui vengono messe nel deposito. Se ti serve qualcosa, mettila nella tua sporta prima di andare via. Che cacchio è la sporta, ragazzi? La sporta. Va bene? Il retino per insetti e la canna da pesca nel deposito. Puoi usarli quando ti pare. Yeah! Andiamo a pesca! Prendi, prendi! No. Tu mi hai promesso un retino! Tu, donna! Eccolo. Donna! Fatto. Ok. Abbigliamento! Eccolo qua! Ok, posso vedere? Ok, vedete, questi sono tutti i pacchi che davano con la Chopper Edition. Questi sono quelli normali. E poi c'è questo. Col cosciotto di pollo nello zaino, tipo. Sì, poi ci sono le varie versioni col cappello e senza cappello, che... Questo che è abbastanza bruttina. Cioè, mi ci vedete combattere così, ragazzi? Scusate. No, credo che terrò quello. Col cappello. Cappello senza, vabbè, io lascio il cappello, poi vedete, se ve ne piace qualcun altro, tirate un urlo e io lo cambio. Mentre Zoro ne ha solo uno. Questo è bullissimo, sono quelli del che celebra il 25esimo anniversario. Solito ero questo perché mi piace Zoro concio così. Poi magari nella storia ne facciamo anche... Guarda come figo Franky, con quel ciuff. Ah, gli occhiali da sole sono importantissimi. Ma che brutto!
Ma cos'è? Sembri... Non te lo dico cosa sembri, perché ti rispetto, uomo. Andiamo, andiamo. Allora, all'ingresso c'è una signora che vuole aprire una farmacia. E chi se ne frega? Pare sia una farmacista eccezionale. La città ne trarrebbe grande giovamento. Vai a parlarle. Ma la smetti di darmi ordini? Ma io non lo so, ma che vuole questa? Appena arrivati sull'isola si litigava tutti i giorni. Abbiamo speso i risparmi di una vita per venire nel nuovo mondo, per poi scoprire che non era nulla di eccezionale. Cioè, quando senti parlare del nuovo mondo, ti aspetti un luogo delle infinite possibilità. Ma signora, mica gliele buttano in faccia le possibilità, eh? Ma che faccia da pedofilo? Scappo via. Allora, c'era una signora, ecco, questa c'ha la faccia da farmacista, c'ha le foglie di marijuana in testa, no, sono solo, sono disegni verdi, ok? Forse te ne ha già parlato Yadoya, ma contiamo sul vostro aiuto per espandere la città. Oh, 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 tipo Babbo Natale, no? Oh, oh, vado, ok. Ok, signorina, lei vuole aprire una farmacia, con quella faccia. Adoro i fiori incantevoli, portamene quanti ne vuoi. Te porto neanche uno io. No, tu non puoi essere la farmacista. Grazie, bimbo. Lei è una farmacista? No, lei non è una farmacista, lei è una vecchia racchia, ok. Dove cacchio è seduta questa? Vorrei tanto trasformare questo posto in una frizzante metropoli, ma non so come recuperare tutti i materiali. E nessuno degli uomini è abbastanza coraggioso da spingersi nell'entroterra. Per fortuna siete arrivati voi. Ho ho ho, qua tutti c'erano su col ho ho ho. Con quale cappello, signora? Ho sentito che risolvi i problemi, almeno così dice Yadoya. Anche i gestori di taverne hanno i loro problemi, potresti aiutarli dietro compenso, naturalmente. Sì, ma potrei anche farmi i cavoli miei, ecco, non è che proprio mi dispiacerebbe. Sì, ma... Nessuno di quelli con cui ho parlato sembravano farmacisti e nessuno di questi che sono qui sembrano farmacisti. Lei ha una faccia amichevole, una decente almeno. Alcuni di quelli che sono naufragati qui sono stati costretti a lasciare la loro terra con profonde ferite emotive. Ok? Ma stare alla locanda di Yadoya cura qualsiasi ferita. Molti naufraghi decidono di rimanere per sempre su quest'isola. E a me? Lei ha la faccia di uno che lavora con le erbe, molto. Sembri forte, ma in gioventù ti avrei dato una bella lezione. Ma va. Allora, questo è il simbolo della locanda. Entra, vai, vediamo cosa c'è. Ma tu sei dappertutto! Oh no, te l'ho detto, gestisco anche la taverna, perfetto. Per questo l'ho fatta costruire nelle vicinanze. Allora mi stai sfruttando per conquistare tutto questo cittadino. Ok, la vuoi conquistare tutta tu, perfetto. Ma non me ne approfitterò solo perché ho due attività. Spero di fare ottimi affari con te. Madonna, mi ricordi tantissimo Nami, sai? Tipo per le missioni extra, quindi. Esattamente. Dovrebbe esserci missioni scale. Ok, capito. No, per ora non mi interessa. Compra cosa vendi tu? Capsule, bevande, roba inutile. Ciao, bimbina! Collezione palloncini! Ma ne voglio altri! 20, per la precisione. No, no, no! Mi rifiuto di cercare i palloncini per... No, no, no! È solo la mia immaginazione o il vento sta soffiando nebbia negli occhi? No, no, non è la tua immaginazione. Oh! A proposito, ragazzi, avventura e pericolo vanno a braccetto, state sempre pronti. Adesso quando comprenderò come si mettono ste robe le metterò un po' più seriamente, mo... Le metto brutalmente a cassio. Perfetto. Fatto! Qualcosa ho fatto! È come se ci fosse sabbia nel vento. Sì, me lo avete detto tutti che vi fanno male gli occhi. Esiste una cosa chiamata collirio. Usatelo. Andiamo qua che non so cosa sia. Modifica la tua squadra. Ne posso portare solo 3. Quindi io e gli altri 2. Perfetto. Rivincita fra sabbia e roventi. Ci scommetto quello che volete che qui troveremo Crocodile. Watch out! Ci stavo saltando, ma comunque... C'è una brezza calda, che ci sia davvero un deserto, ma non lo so. Guardati intorno, questa è sabbia. Eccolo! La mia mano destra può prosciugare qualsiasi cosa.
Cappello di paglia, quanto tempo? Crocodilo? Che cosa ci fai qui? Beh, tu cosa pensi? Penso che la scomparsa dei nostri amici abbia qualcosa a che fare con te. Credi pure quello che vuoi. Allora, come pensi di risolvere la faccenda? Ma ti riempi di botte? Dovresti seguirmi al palazzo, se vuoi conoscere la verità. Allora, prova... Ah, retino! Aspettate, Zoro con retino lo devo vedere tantissimo. Zoro con retino! Eccolo qua! Vai! Però mi serve la spada. Pattume! Toragiri. Nell'Unlimited Cruiser queste robe facevano un male cane, tipo. Se le toccavi, tipo, perdevi una vita tantissimo. Cos'era questa cosa Spaceume? Ma voi due qua dietro a cosa servite? Scusate, non state facendo un'emerita mazza di nulla. C'è gente? Franky, grazie mille, però... non vedo un puffo così. Tu e le tue pose fighe. Vabbè, ci pensano loro, io spacco questo coso. Allora, vediamo un po' la mappa, se ci aiuta. Noi siamo qua e dobbiamo andare là. No, non ci aiuta nulla proprio. Però vedo che è abbastanza dritta, quindi andare a destra o a sinistra non dovrebbe cambiare molto. Area precedente... No! Ho detto no, e poi ho schiacciato sì. Imbecille, proprio. Io prenderò solo quelle che stanno sul mio passaggio. Non ho intenzione di correre come una dannata dietro ai cactus. Madò, che spavento. Cambia il personaggio che stai controllando. Allora, vi stavo dicendo, questo titolo è molto più esplorativo rispetto a Pirate Warrior. Quindi, se dovrò fare molta esplorazione, o la taglierò tantissimo, oppure la farò off-screen. Se devo trovare tipo oggetti in particolare che ci vuole molto tempo. Oh, Zoro! Sto attaccando il nulla, tipo, ok. Bello questo attacchino. Ok, proviamo a usare Franky. Bello! Rocchetto! Cosa sta facendo? Sali, posso salire? Ma lol! Dove stanno tutti? C'è più nessuno, bro. Sì, ma non venitemi a combattere in faccia, bro. Rubber, ti odio in questo momento. Cioè, io ho piazzato sta cosa fighissima e tu mi sei arrivato in faccia. Non ho potuto fare niente. Ah, mi sto disidratando. Se non trovi il posto acqua, è qua l'acqua. Guarda, tutta l'acqua che volete. Potete affogarvici dentro. Eccola qua. Tutta l'acqua che volete, proprio. Questo che cacchio è? Ha una noce di cocco, lol. Ok, posso pescare? No, allora anche qua ci saranno i luoghi apposta per pescare, tipo. Nella Limited Crusade continuo a paragonare a quello perché, ragazzi, ho giocato quello. Ma là ci stavano, tipo, delle piazzole vicino... delle piazzole vicino all'acqua, fatte di un materiale diverso, cioè si vedeva che erano interattive. E lì si poteva pescare, tipo. Come per andare a caccia di insetti c'erano i ciuffetti d'erba. Che si vedeva che erano diversi dagli altri ciuffetti d'erba. Dove stanno andando? Ah, ok. Ci pensate voi, grazie mille. Io vado per di qua. È apparso Franky dal nulla. Perfetto. Usiamo ancora Franky? Voglio usare quel robo. Vai! Come si spara? Ok. Ma lol. Si è rotto. Capita. Ma Franky è una macchina da guerra. Cioè, non che non lo sapessi, però. Cosa sta facendo, però? Cioè, è una potenza inaudita.
Ok. Fa robe. Ok. Che cosa figa però fare così. È bellissimo. Cioè, mentre lui si fa tutte le sue pose, eccolo. Ma vuole morire sto robo. Ok. Cioè, una foca immortale era. E tu chiedi a Zoro indicazioni. Ma neanche. Ma neanche. Cioè, non ho parole. Ha chiesto veramente a Zoro le indicazioni per... Non ho parole. Ma non ha neanche un attacco combo con nessuno, no? No. Cioè, quello che può farlo è lui ora. Ecco fatto. Bella sta cosa. E sono brutalmente morti tutti, spero. Sa, mentre loro ammazzano tutti, io raccatto robe. Se volo in acqua... La fine. Ma di nuovo? Ma basta, mi avete stufato. Andiamocene via. Andiamo verso lo strano edificio. Andiamocene via. Fate tattica indifferenza, andiamocene via. Ecco, qua si potrà pescare, scommettete. Ecco fatto. Cioè, è un po' tipo Guitar Hero, non solo che invece che suonare la chitarra, peschiamo pesci. Uguale, no? Ok, cosa ho preso? Oddio, cos'è? Pesce, gatto, palloncino, ok. Allora diamo alla bambina, lei cercava i palloncini. Basta. Ok, allora, ragazzi. Stiamo già percorrendo tantissimo. Ripristina PS, sì, ma di tutti. Allora, ragazzi, siamo quasi arrivati a quello. Credo sia nelle vicinanze, non credo ci sia ancora tanta strada da fare. Quindi nel prossimo episodio lo raggiungeremo e molto probabilmente ci scontreremo con Crocodile. Per oggi è tutto ragazzi, like e commenti al video ed iscrivetevi al canale. Ci vediamo come sempre alla prossima volta e buona giornata a tutti. Ciao ragazzi!